In Serie C proprio perché era Bari e non mi sarei aspettato un plebiscito verso di me, e ne sono veramente fiero, contento. Simone, Bari è anche questo, quindi sono felice veramente per tutti i tifosi, finalmente siamo tornati dove meritava questa squadra e sono felice per loro veramente, anche per tutti i nostri sforzi. L'emozione è stata fortissima, perché dopo tutti questi sforzi, queste fatiche, finalmente raggiungere il risultato, l'obiettivo che ci hanno imposti, che hanno promesso alla città, è bellissimo, perché poi a tre partite dalla fine, quindi grande margine, il gruppo è stato fantastico, la squadra è eccezionale, il mister, il direttore sportivo, abbiamo fatto le scelte giuste, ho avuto gli uomini giusti e insieme abbiamo portato a casa la partita. Cosa da colpita? Ma delle ultime giornate sicuramente vincere contro Francavilla e il Catanzaro è stato fondamentale. A Catanzaro abbiamo provato un'emozione indescrivibile, perché proprio quel risultato che aspettavamo da tanto tempo, quindi abbiamo avuto lacrime di gioia, ma vere, sentite, perché quando tutte le settimane viaggi, fai migliaia di chilometri al mese, avanti e dietro, la fatica e tutto quello che ci abbiamo messo ti ripaga veramente tutti gli sforzi, quindi sono veramente felice. Un girone poi difficile, lo sappiamo, quello del sud, e abbiamo primeggiato, quindi bravi a tutti. Io le pene le ho pagate veramente per tutto l'anno ai magazzinieri, perché per loro è la loro benzina, no? E quindi è partito sto gioco, ogni volta che finiva diretto è finita la benzina, e questo è servito a noi per vincere il campionato. Però i tifosi poi i tifosi me l'hanno chiesto a Latina, e poi me l'ha chiesto anche la squadra, quindi è diventato un rito, e quindi alla squadra l'ho pagata, ai magazzini l'ho pagata, e se vogliono la paga anche a loro. Io sono un po' troppo, però va bene. Alla salute di chi si brinda dopo la vittoria del genere? Si brinda alla salute di tutti noi, visto che tutti insieme ci abbiamo sofferto e aspettato questo momento, è giusto che tutti ci lo prendiamo. Il giocatore tornando indietro di 8 mesi, se lo aspettava, dopo quel collegamento lì era in t-shirt bianca in estate, non era Bari. Guarda, in videochiamate c'è mio figlio, vieni qua. Allora, in videochiamate ci sono i miei figli. E io ho sempre detto a lui che
gioca, non si vede, gioca molto, non si vede. Vedi, guarda. Ho sentito detto a papà, quando è giunto, papà, ma tu vai a Bari, ma lo vinci il campionato. Io che ti ho detto, il campionato lo vince papà, perché ero convinto che lo vincesse. E ce l'ho fatta. Adesso... Quando ha capito di vincere questo campionato? Ma l'ho capito forse, strada facendo... Ogni partita mettevo dentro un mattoncino, poi il rigore di Pagani che l'hanno sbagliato al 95esimo è stato un segnale importante. Sono quei segnali che ti lasciano dei pensieri positivi. È normale che abbiamo dovuto soffrire, lottare, però la cosa più bella è che questa squadra qui non ha perso uno scontro diretto. E questo ti dimostra che hanno avuto veramente gli attributi. Una volta ragazzi, o passa la volta, intanto pensiamo alla B. Poi vedremo, però intanto siamo in Serie B, forza ragazzi! Siamo qui per voi, abbiamo vinto per voi, ci siamo impegnati per voi, è stato un anno faticosissimo, ma siamo qua felici per voi, perché questa è una grandissima vittoria di tutta Bari. Grazie a voi, grazie! Facciamo un grande applauso! Grazie! 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 Sempre con noi! Forza Bari!